quello che è venuto fuori dalla discussione e risulta, a mio avviso, è venuto fuori un aspetto molto importante, che al di là dell'aspetto personale, no, fisico, di singolo che fa mobbing, di cui le cause scatenanti possono essere tante, no? Molteplici. I cui effetti poi sono purtroppo altrettanto scatenanti e devastanti, che avviene, a mio avviso, soprattutto nel pubblico, perché il privato pubblico. Sì, avviene, però ha detto bene anche Cosima, il mobbing è pur sempre un qualche cosa che turba poi l'andamento, anche la produttività all'interno di un'azienda, no? E poi c'è anche costi sociali molto alti, devastanti. Quindi magari nel privato ci sta molto più attenti, insomma, però al di là, dicevo, dell'aspetto singolo, del singolo che fa mobbing, secondo me c'è un sistema che permette anche di fare questo. È vero, ecco, questa è una meditazione, magari se possiamo prendere questo aspetto un pochino. È importante, perché sicuramente il nostro sistema sociale è complice di questo, perché sicuramente noi non viviamo in un paese libero e democratico. È un sistema dove credere, speriamo, è un sistema che è basato sul voler continuare ciò che c'è sempre stato, e quindi a potere, cioè ai vertici, no, in genere, soprattutto nel pubblico impiego, abbiamo persone spesso incapaci, persone spesso che non sono in grado di reggere il ruolo che hanno. E al contrario ci sono persone che non riescono a fare carriera, queste sono valide. E siccome chi detiene il potere non ha nessuna intenzione di cambiare questo, è chiaro che non può legiferare per poter aiutare un sistema ad essere libero. Il nostro sistema continua così e continuerà finché non saremo noi a cambiare e a dire basta. Nel nostro piccolo, con tutte le azioni che compiamo tutti i giorni, anche perché in altri paesi ci sono delle leggi, ci sono dei comportamenti diversi che tentano di arginare, di risolvere il problema. E visto che noi italiani siamo i primi a copiare le leggi che vanno contro gli italiani e a non copiare quelle che invece andrebbero a favore delle persone, facciamo finta che queste leggi non esistano. Quindi io dico sì, il sistema è complice, il potere è complice di questo, anche perché più le persone sono stressate, sono impaurite, sono terrorizzate, più diventano dei robottini nelle mani di qualcuno. Se noi siamo più liberi e consapevoli, chiaramente tante cose non le accettiamo. Ci sono state delle politiche per arginare questa cosa negli altri paesi, in Italia, addirittura negli altri paesi, nelle amministrazioni pubbliche c'è il telefono verde, c'è una sorta di monitoraggio di un gruppo di equip specializzata che supporta il mobbizzato, anche perché si è detto tra le righe, però quando c'è un caso di mobbing c'è bisogno di un'equip di persone specializzate, perché c'è bisogno di un'assistenza legale, c'è bisogno di uno psicologo, di uno psichiatra, c'è bisogno di una persona che fa da mediatrice, c'è bisogno di un'equip, perché una persona di competenti, perché spesso in Italia, per esempio, non ci sono figure competenti, ci sono delle organizzazioni, io ho letto qualcosa di Arodage, è un tedesco che negli anni 90 ha iniziato a parlare di mobbing in Italia ed ha formato una fondazione, una società dove le persone si possono rivolgere, quindi, però è sempre molto limitato come... Come vedete, i discorsi si fanno. Sì, io credo che meglio, cioè non saprei cosa dire perché è stata talmente perfetta. Proprio questo io volevo. Cioè, le caratteristiche del gattopardismo italiano le conosciamo perfettamente, così come delle baronie, del clientelismo. Diciamo anche questo, aggiungiamo questo, che è l'unica cosa che Cosima non ha detto, per il resto più di così non si può dire.
che i capi, e qui mi rifaccio a quello che diceva Maurizio prima, che condividevo al 100%, quasi come funziona in un'azienda, come funziona in un ospedale, come funziona. Cioè il capo tende a scegliere i propri collaboratori in base al numero dei neuroni funzionanti. È chiaro che se il numero dei neuroni è scarso, come dico io quello di un criceto di animazione, è evidente che il dipendente sarà più facilmente manovrabile, sarà più facilmente suggestionabile. Per il capo è importante che nessuno sia più bravo di lui, per cui insisto nel condividere quello che diceva Maurizio. Il ragazzino, il capo si sceglie il ragazzino affinché faccia solo ed esclusivamente quello che dice lui, perché così non ci sarà niente e tutto cambia affinché tutto resti nella stessa maniera, come diceva Tommaso di Lampedusa. Grazie al dottor Maurizio, grazie a tutti voi. Vi anticipo che la prossima settimana il tema sarà Terme a Roselli, resterà un sogno, e ci sarà l'assessore, l'assessore uscente Giuseppe Monaci, ci sarà il battagliero architetto Aureli, ci sarà il camionista, con piacere che venga, se vedrà, se verrà Donofrio, insomma. Grazie, poi magari ne avevo anche Gianni, intanto si considera.